Buonasera a tutti gli amici di Assi Sportivo, siamo qui al Paladileo. È appena terminata la partita tra la Pige Libera Virtus Volley Cerignola e Volley Barletta. Buonasera, abbiamo qui il piacere di parlare con il mister Giacinto. Mister, buonasera. Questa partita si sapeva che comunque era difficile, molto difficile, data la forza delle avversarie. Però comunque magari si aspettava qualcosa in più dalle sue ragazze? Decisamente sì, sapevamo, eravamo consci della forza del Cerignola. La sfida era proibitiva, come benissimo detto, però speravo in una prestazione migliore dal punto di vista mentale e dell'atteggiamento. Infatti nei tanti time out ho chiesto questo alle ragazze, però siamo mancate tanto nella determinazione. Poi ripeto, dico le stesse cose che ho detto alle ragazze: possiamo pure perdere, però è l'atteggiamento che fa la differenza. Ho notato qualcosa che non mi è piaciuto, perché Cerignola, nonostante fosse la prima, ha avuto l'atteggiamento giusto di chi voleva difendere tutti i palloni, di chi aveva voglia di recuperare. Da questo dobbiamo ripartire, dobbiamo imparare. Infatti spero che nella mente delle mie ragazze si riparta da questo, perché da squadre come queste dobbiamo imparare. Il nostro cammino è questo, soffrire ogni gara, come hai detto tu, mi aspettavo qualcosa di più, ma non nel risultato, che ci può stare perché sono state nettamente superiori, fatto eccezione per il secondo set dove con una migliore gestione di due servizi ai momenti determinanti potevamo anche vincere. Però, ripeto, c'è la mare in bocca per l'atteggiamento. Gli obiettivi prefissati all'inizio dell'anno li state raggiungendo? I nostri obiettivi sono quelli di arrivare più in alto possibile. Se dovessimo riuscire nel nostro sogno, che è quello di evitare i play-out, visto che quest'anno la federazione ha pensato bene di fare i play-out anche alla sesta, è tanto di guadagnato, altrimenti ci rimbocchiamo le maniche e continuiamo a lavorare in palestra. Il nostro obiettivo è giocare gara su gara, vedere di fare quanti più punti possibili. Poi ripeto, se dovessimo riuscire ad arrivare tra le prime 5 saremmo molto ma molto contenti. Come pensa di preparare la prossima partita? La prossima partita, adesso fortunatamente abbiamo la sosta, poi andremo a giocare su un campo ostico, in quel di Ortanove, dove è il clima, è la temperatura, gli avversari sono da temere. Adesso ci lecchiamo le ferite, cerchiamo di mettere benzina e carburante in questo morale, poi affronteremo il prossimo avversario, spero con una determinazione e col coltello nei denti, cosa che oggi ci è mancata. In bocca al lupo, mister, per la prossima partita e arrivederci. Ora abbiamo il piacere di parlare con Mister Drago. Mister Drago, buonasera. 3-7-0 questa partita, anche se in alcuni momenti c'è stato un calo d'attenzione da parte delle giocatrici. Sì, al secondo set abbiamo avuto un leggero calo di rendimento, proprio soprattutto da un punto di vista della concentrazione e dell'attenzione. Abbiamo sbagliato qualcosetta in più in attacco, abbiamo sbagliato qualcosetta in più in battuta, e chiaramente loro, venendo su come punteggio, ci siamo trovati alla fine di giocarcela ai vantaggi. È chiaro che queste sono situazioni che dobbiamo cercare di curare un attimino di più in allenamento, perché uno che punta a un certo campionato di vertice non deve avere questi cali. Oggi ci è capitato il Barletta, però se ci capita una squadra un po' più importante possiamo far fatica poi. Qual è stata la parolina magica nel secondo set, dove le ragazze poi hanno recuperato i punti per vincere il set? No, lì non esistono paroline magiche, lì esiste la squadra che sta in campo, che cerca di salire da un punto di vista della concentrazione e quindi di portare il set a casa. Questo è quello che hanno fatto poi le ragazze. Abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna, perché hanno sbagliato due battute loro, quindi ci sta tutto, speriamo di non averne più, perché in quei frangenti non esistono paroline magiche. Ho notato che oggi ci sono state anche molte palle centrali rispetto ai soliti attacchi laterali. Sì, abbiamo giocato un attimino più col centro, anche perché la ricezione ce lo permetteva, la difesa anche, quindi è una regola nostra che quando la palla arriva precisa al palleggio è una delle priorità come scelta della palleggiatrice dare la palla sul centro. Ottima prestazione anche da parte di Brigida Fortunato, soprattutto un salvataggio alla fine del primo set. Brigida oggi ha giocato una gran bella partita, sono contento per lei, sta in un buon momento fisico. Anche da un punto di vista della volontà è stata veramente determinante, oggi ha fatto davvero come libero la differenza. Adesso vi aspetta nello scontro di Coppa Italia il Manfredonia, che sicuramente sarà con il sangue per rifarsi della sconfitta subita.
Noi ci giochiamo la nostra partita, in campionato l'abbiamo battuta 3-0, non cambieremo assolutamente tattica, poi se loro sono bravi a rifarsi rispetto al risultato dell'andata, brave loro, però devono proprio sudare. Ok, grazie per la disponibilità, in bocca al lupo.